La quinta è un punto d'arrivo, come se nel famoso viaggio che si diceva all'inizio si capisse di essere pronti per mete più lontane. In quinta c'è un evidente cambio di prospettiva, prima di tutto nel rapporto. I ragazzi, è guai a chiamarli bambini perché non lo sono più, hanno bisogno di essere guardati in modo diverso. La presenza degli insegnanti deve essere tanto più attenta quanto più riservata e discreta. È uno sforzo grande anche per i genitori, che devono lavorare in sinergia con la scuola, perché i ragazzi sentano di potercela fare da soli, ma non percepiscano l'abbandono. L'obiettivo primario della classe quinta è che tutti gli insegnamenti e gli apprendimenti delle diverse discipline vengano giocati nella realtà, al di fuori del contesto scolastico e della performance. Diventino cioè strumenti per affrontare la quotidianità. La lingua, la riflessione matematica, la ricchezza delle discipline e degli alfabeti mediati dagli specialisti sono chiavi di lettura per aprirsi al mondo e dire di sé. I ragazzi hanno bisogno di spiccare il volo, mettendo in campo quel semplice ma ben strutturato metodo di lavoro che riconoscono semplice ed efficace per cavarsela. E allora, in quinta, si prepara lo zaino con tutto il bello e il buono che si è imparato. E ancora lo si migliora con approfondimenti e collegamenti. Si cerca un giudizio sincero che permette di cogliere i punti di fatica, i passi fatti e di organizzare i potenziamenti necessari. La maestra esce un poco per volta di scena, assiste lo spettacolo che ha contribuito a lanciare, lo guarda da dietro le quinte per non emozionarsi troppo, e lascia che gli applausi a scena aperta accompagnino i veri protagonisti, cioè quei bambini incontrati in prima, tenuti per mano a lungo e ora pronti a dire ad alta voce il proprio nome.